Amici di Pop-Up, ben trovati in collegamento con noi da San Paolo in Brasile, padre Antonello Cadeddu, uno dei fondatori della comunità Alleanza di Misericordia. Ben trovato, padre Oh, un saluto per tutti voi, non solamente dell'Italia, ma dove arriverà questo messaggio? Sono molto contento di stare con voi. Antonello. Padre Antonello, noi ci conosciamo da qualche anno, ma ci racconti come nasce Alleanza di Misericordia e qual è il suo carisma, il vostro carisma? Sì, nell'anno 2000 ci siamo rincontrati con Padre Enrico qui a San Paolo e in preghiera. Ci siamo ricordati di un sogno che noi avevamo in seminario, perché abbiamo studiato insieme e siamo stati ordinati insieme, di poter creare, realizzare, se è la volontà di Dio, una comunità che potesse, un movimento che potesse lavorare per i poveri sia che poveri spiritualmente come poveri che materialmente non hanno niente. Quindi abbiamo chiesto a Don Claudio Umes, che in quel tempo era cardinale di San Paolo, nell'anno 2000, e lui ci ha benedetto dicendo: guardate, io non so se è volontà di Dio, ma voi cominciate e quindi Dio ci svelerà se vuole Dio veramente creare questa comunità. Quindi abbiamo cominciato e eravamo ben pochi, eravamo 7 persone, e abbiamo cominciato andando nelle piazze del centro di San Paolo, per avvicinare i bambini della strada, le prostitute, i poveri della strada che dormono. È stata un'esperienza molto bella, molto forte. Abbiamo persino ospitato una persona in quel piccolo appartamento che avevamo, di un giovane che voleva uscire dalla droga. Non avevamo niente, quasi rubavamo, tra parentesi, anche la verdura e le cassette di verdura alla gente della strada, perché non avevamo neanche sedie e qualcosa da mangiare. E un nostro desiderio, fin dall'inizio, sentivamo che Dio ci chiamava e ci chiama per poter annunciare la misericordia di Dio per tutte le persone, giovani, adulti, sposi, poveri, prostitute, come dicevo, abbandonati, narcotrafficanti, la gente della strada, nelle prigioni. E quindi abbiamo cominciato proprio per poter annunciare la misericordia a tutti, e noi ci rifacciamo a Santa Faustina e Giovanni Paolo II. Padre Antonello, le persone giovani o meno giovani che vogliono lasciare il loro paese, vogliono lasciare l'Italia, per esempio, per andare in terra di missione, in Brasile o in Africa o in altri paesi, si sentono spesso ripetere lo stesso ritornello. Che bisogno c'è di andare dall'altra parte del mondo quando c'è tanto da fare qui? Questa domanda che fanno, chi la fa mi deve scusare, ma vuol dire che non capisce che cos'è la Chiesa. La Chiesa non è l'Italia, la Chiesa non è il Brasile, la Chiesa non è l'India, la Chiesa non è l'Australia. La Chiesa è il mondo. La Chiesa, Dio ha detto: andate per il mondo a annunciare il Vangelo a tutte le creature, no? Imponete le mani agli indemoniati e saranno liberati, chiedete di curare i poveri e saranno curati. Quindi noi non dobbiamo avere una mente settoriale, no? Ma dobbiamo capire che il mondo è fatto di 7-8 miliardi di persone e noi cattolici siamo 1 miliardo e 400 mila, quindi c'è ancora molto lavoro nel mondo, non solamente in Italia e nel Brasile. Ecco, Padre Antonio, al di là di chi fa una scelta di vita definitiva, di consacrazione in una comunità missionaria, credo, correggimi se sbaglio, che abbandonare le proprie sicurezze, lavoro, famiglia, amici, per fare un'esperienza anche di pochi mesi in missione, possa essere invece un modo efficacissimo per fare esperienza concreta di provvidenza, esperienza concreta di Dio, di come Dio ci ama, di come rispondere alle nostre preghiere, anche per chi è lontano e non credente. Sì, guarda, questa è l'esperienza che abbiamo fatto con Padre Enrico fino dall'inizio, no? E immagina che, Marco, che nell'anno 2001 il vescovo Don Claudio ci ha chiesto una residenza, un posto, e se potevamo aiutare in una parrocchia di periferia. Quindi noi abbiamo accettato di poter lavorare nella zona nord, una zona molto povera, e in quell'occasione due signore dei Cagliari, esattamente di Sina, in un paesino vicino a Cagliari, ci hanno chiamato perché hanno sentito il desiderio di aiutare noi come missionari. E
era a Sinai, è una cittadina dove è nata Maria Paola, che è la prima missionaria che ci aiuta, che è stata con noi. Praticamente abbiamo cominciato con lei anche questa comunità. E tra parentesi, adesso 5 anni fa è morta di cancro con 42 anni di età. Voi la conoscete benissimo, voi di Cagliari, no? E quindi queste due signore ci hanno dato giusto giusto i soldi per poter comprare un terreno. Non avevamo un becco di un quattrino, e invece il Signore ci ha dato i soldi, più di 300 milioni in quel tempo di lire, per poter comprare questo terreno. E poi è un'esperienza continua veramente di provvidenza in questi 13 anni di vita, no? Immaginati che adesso l'Alleanza di Misericordia si è ampliata per il mondo intero. Noi siamo presenti in 50 città del Brasile, siamo presenti in Colombia, Venezuela, Santo Domingo, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Italia, Polonia. E quindi così il Signore ha voluto che la provvidenza si espanda, che l'alleanza si andasse per tutto, per vari paesi del mondo. E facciamo anche un'esperienza molto forte di provvidenza, per esempio con i nostri giovani della formazione e della scuola di evangelizzazione che abbiamo sia qui in Brasile come anche in Portogallo e in Polonia, no? E noi in questa scuola di evangelizzazione chiediamo ai giovani di dare un anno per la Chiesa, per Dio, come fanno il servizio militare, noi cerchiamo di darlo per Dio, no? E quindi vengono da varie parrocchie, varie diocesi per fare un anno con noi, e poi tornano nelle loro parrocchie, nelle loro diocesi, ben animati, con una metodologia, con un modo come fare evangelizzazione. Bene, una di queste attività, sia per i nostri missionari e missionarie nella formazione, sia per queste scuole di evangelizzazione, è uscire una settimana dalla nostra casa solamente con la Bibbia, una camicia e i pantaloni, e basta, non portarsi niente. Ti dico veramente che in questi 13 anni abbiamo fatto esperienze di provvidenza. Sono arrivato persino in Argentina, in Venezuela, in Colombia, in Uruguay, in varie parti dell'America Latina. Per dirti solo un caso molto bello, un sacerdote che li ha accolti, tre dei nostri missionari li ha accolti per 3 giorni nella loro casa. Poi ci ha scritto a me, il padre Enrico, una lettera ringraziando perché aveva già deciso di abbandonare il sacerdozio, ma vedendo la forza di evangelizzazione, la disponibilità della provvidenza di questi missionari, ha cambiato, e quindi ci ringraziava perché adesso ricomincia il sacerdozio con una forza nuova. Volevo chiederti proprio questo, Padre Antonello, nelle tue omelie, nelle tue catechesi racconti sempre delle storie, no? Di fede, di conversione, anche a volte molto, molto forti, molto toccanti. Ce ne vuoi raccontare una? Sono tante le esperienze. So, per esempio, una esperienza che mi viene a mente adesso è di una prostituta che abbiamo conosciuto nel 2001, proprio quando stavamo cominciando, qui nella via dove, purtroppo in questi 2,5 chilometri di questa via, crediamo che siano più di 1.000 le prostitute, tra le prostitute che si danno nella strada come anche nelle case squilla, no? E quindi abbiamo conosciuto questa ragazza che a un certo punto è venuta a confessarsi con me, e quindi lei mi ha raccontato la sua storia. Immaginati, a 6 mesi l'hanno trovata, con 6 mesi di età, piena di vermi, davanti alla porta di un palazzo, stava morendo. Quindi l'hanno messa in un orfanotrofio, e fino a 17 anni è stata in questo orfanotrofio, purtroppo abusata molte volte anche dalle persone, dai funzionari purtroppo di quella zona là, di quell'orfanotrofio, e a 18 anni è entrata nella prostituzione. Quando ci ha conosciuto, è stata una lotta di tutti questi anni per poterla togliere dalla vita di prostituzione, dal crack, dalla cocaina, dall'hashish, dal fumo, dall'alcol. E oggi, proprio ieri, mi sono rincontrato con lei perché è in una nostra casa di recupero, e felice mi ha detto che adesso non sta più avendo sogni strani, non vede più il demonio, perché lei si era consacrata al demonio.
E un giorno era venuta, alcuni anni fa, è venuta dalla casa di prostituzione per dirmi che purtroppo durante un programma era rimasta incinta e aveva deciso, aveva appena 3 mesi il bambino nel suo ventre, aveva deciso di abortire. E io gli ho detto: ma scusa, non, tu non mi hai detto già da vari anni che io sono il tuo papà, perché lei non ha conosciuto il papà. E lei mi ha detto: sì, è vero papà, e tu sei il mio papà unico che è, perché... Io gli ho detto: ma immaginati se io sono felice di sapere che mio nipotino è in un'immondezza, no? L'ho buttato in un'immondezza. No? Facciamo così, tu dallo al mondo, oh, e poi me lo dai e io lo tengo come mio nipotino in casa. Lei ha deciso: va bene, ti ascolto papà. Quindi sono passati 9 mesi e devo dirti, Marco, e tutti voi che mi state ascoltando, che questo Thiago, Giacomo, è adesso la salvezza di questa ragazza. Perché per Giacomo, per questo figlio, lei sta lottando per uscire dalla droga. E pare, insomma, che questa volta, dopo 5 o 6 cadute, dove mi telefonava in Cracolandia, nella prostituzione, che stava in overdose, quindi dovevamo correre per aiutarla, e adesso sembra che le cose stiano andando bene. Speriamo, voi pregate per questo. Grazie Padre Antonello. Che messaggio diamo ai giovani che partecipano alla Giornata Mondiale della Gioventù? Il messaggio è quello che Benedetto XVI, adesso Papa Francesco, dice per i giovani, no? La Chiesa potrà continuare con forza e ancora di più annunciare la parola di Dio se voi giovani decidete di dare la vita per Gesù, per annunciare la parola di Dio. Quindi siate certi che la provvidenza, come vi abbiamo detto adesso, aiuterà voi fino alla fine, ma voi giovani dovete annunciare la bellezza di essere giovani, di essere di Gesù e di essere della Chiesa, no? E termino raccontandoti un'ultima storia, che però è vera, no? Durante un momento di esorcismo là in Italia, stavamo pregando per questa persona che il demonio si manifestava. E a un certo punto il demonio ha fatto una risata molto, come lui fa, no? Terribile, contro l'esorcista con cui stavamo aiutando pregando. E ha detto: ma che cosa voi pensate di fare? Non sapete che io sto distruggendo il mondo, distruggendo la famiglia e distruggendo i giovani con le discoteche? E quindi a noi, cioè, per noi il demonio è stato una luce, grazie a Dio, no? Poverino, lui si trova sempre a vedere il contrario di quello che vuole ammazzare, invece ci aiuta, no? E quindi ci siamo detti con Padre Rico: beh, visto che lui distrugge facendo nelle discoteche, noi faremo una cristoteca, che poi è stata fatta anche a Cagliari, in Belgio, in Polonia, in varie parti del mondo, no? E che adesso si è, come si dice in italiano, si è divulgata per il Brasile intero. E quindi questa cristoteca, dalle 11 della notte fino alle 7 del mattino, chiamiamo i musicisti di poter cantare, di poter ballare, e migliaia di giovani partecipano. Immaginate, nell'ultima cristoteca hanno partecipato 2500 giovani. No? E assieme alla danza abbiamo una sala dove c'è l'adorazione perpetua. E i giovani, quando si stancano, vanno là davanti a Gesù. Abbiamo una sala dove i missionari e le missionarie pregano per loro, e là il demonio si manifesta con una bellezza, con una rabbia terribile, no? E abbiamo varie drink, non sei, il drink Maria, il drink Gesù, il drink Sant'Antonio, no? E quindi la pasta asciutta Gesù, e quindi tutto facciamo per poter annunciare la parola di Dio. Voi giovani dovete annunciare in tutti i modi, con tutta la garra, la forza, l'allegria che avete, che Gesù è vivo e risorto e che è la salvezza di tutta l'umanità. Grazie Padre Antonello. Com'è possibile mettersi in contatto con Alleanza di Misericordia, anche con Alleanza di Misericordia in Italia? Sì, abbiamo un sito che è www.misericordia.com. .com.br, e là c'è scritto contatto, contatti, e quindi potete entrare sia nel Brasile, sia nel sito del Brasile, della Polonia, del Belgio, dell'Italia, oppure
attraverso questo sito. E tra parentesi, approfitto per dire a tutti, a tutto il mondo, perché immagino che sarà trasmessa a tutto il mondo questa siamo in rete. Siamo in rete, no, speriamo di vincere 2-1 come abbiamo vinto con il Messico, no? No, ma chi vince è Gesù, non è l'Italia o il Messico o il Brasile, non è vero, no? E quindi potete entrare, e vi dicevo che c'è anche un programma, un sito che noi abbiamo, che è adorare Gesù 24 ore su 24 attraverso il nostro sito, perché noi abbiamo una chiesa qui in Brasile dove Don Ogilio, il nuovo cardinale di San Paolo, ci ha chiesto di poter adorare Gesù 24 ore su 24, quindi potete entrare e adorare Gesù. Ci sono vari impresari in varie parti del mondo che mi hanno mandato un'email dicendo che da una parte hanno un computer dove c'è sempre l'adorazione, Gesù esposto, e dall'altra lavorano per chiedere a Gesù la protezione. Quindi un saluto per tutti voi. Come usare le nuove tecnologie a servizio dell'evangelizzazione, no? Esatto. In Italia c'è tanto da imparare, forse ancora. E tu sei uno di questi, quindi date da fare. Allora, un abbraccio, Padre Antonello, a te e a tutta la comunità Alleanza di Misericordia. Speriamo di incontrarci in questo tempo qua in Brasile. E anche ti auguro una buona GMG. Grazie, ciao. Ci incontreremo nel GMG, perché una delle nostre ragazze che abbiamo tolto dalla prostituzione racconterà la testimonianza, se Dio lo vuole. Ciao a tutti, e a te Marco, Dio ti benedica.